This is Mahamantra, no? Questo è il Mahamantra. Many meanings in this. Ci sono molti significati all'interno del Mahamantra. The highest meaning of this Mahamantra. Il significato più elevato di questo Mahamantra. When you chant and meditate in that. Quando noi lo cantiamo e allo stesso tempo meditiamo sulle parole. You have to know about Hare. Dobbiamo sapere cosa significa Hare. You have to see Hare means Radhika also. Hare means Haran Karna. Haran means covering. Hare significa, Radhika significa anche coprire, chiudere, coprire. So Hare Krishna. Quindi Hare Krishna, copre Krishna. Means Krishna is covered by someone. Significa che Krishna è abbracciato e coperto da qualcuno. Is meaning Hare Krishna. Questo è il significato di Hare Krishna. Who is someone? Chi è questo qualcuno? Radhika. Chi è quello che può coprire Krishna e Radhika? Hare Krishna, Hare Krishna. Two times. Due volte, lo copre per due volte. Like you embrace someone, one time are you strongly embrace. Come quando abbracciamo qualcuno, lo abbracciamo una volta, per abbracciarlo ancora più forte, lo abbracciamo due volte. So Radhika is embracing Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. E quindi Radhika abbraccia Krishna, prima una volta e poi la seconda volta più forte. Krishna, Krishna. He looks like this, what happened, who is doing? E Krishna guarda verso lui e dice, cosa succede, cosa sta accadendo? Hare, Hare. Hare, Hare. Then he also embraces Radhika. E dopo anche lui abbraccia Radhika. Hare, Hare. Hare Ram. Ram means Ra-ama. Ra significa Ra, Ma. Ra, Ma. What you say? Ram means Ra. Radha, Ra, Amma, Ma. Ah, Rama come se fosse diviso in due parti, Ra e Ma. Ra che significa Radha e Ma che significa Madhava. Madhava. So, together. Quindi Radha e Madhava insieme. When they become together, is become Chaitanya. E quando loro vengono insieme, sono insieme, allora diventano Chaitanya. So who is in front? Radha is covered to Krishna. Quindi chi c'è prima c'è Radharani che copre Krishna. So Ram is Radha is covered to Madhava. Quindi Ram significa che Radhika copre Madhava. It becomes Chaitanya. E allora diventa Chaitanya. So when they become together. Quindi quando loro vengono insieme, diventano insieme. When I look this, my heart is attracted with that. Quando io guardo questa o questa meditazione, allora il mio cuore diventa attratto da questo. My mind is attracted. La mia mente è attratta. My all feeling is going there. Tutti i miei sentimenti vanno verso quella direzione. This divine pastime I can see. E posso vedere quindi questi passatempi divini.
by mercy of this Mahamantra. Per la misericordia del Mahamantra. Hare Ram, these two divine couple together, when I see my everything is attracted there. Hare Ram significa questa coppia che sono insieme e tutto viene attratto dalla coppia. Hare Ram, Hare Ram. Ram, Ram, Hare Hare. The living soul who is chanting, then Ram means the divine couple is calling us. Why are you sitting so far? Come near and come together with me. This is the mercy of this Mahamantra. Ram Ram Hare Hare significa che l'anima che canta questo Mahamantra viene chiamata dalla coppia divina e gli dice vieni qui da noi. So there are three. One is Radhika, one is Krishna, and one is the person who is telling this or is in meditation of that. Quindi ci sono tre elementi, uno è Radhika, uno è Krishna, uno è l'anima che sta cantando il mantra. Last rhyme, Ram Ram, this divine couple, Hare Hare, this is for Jiva. È per la Jiva, per l'anima, per la Jiva. Hare Hare, means he is want to capture my heart, soul, body and everything, he wants to bring me there. In their pastime. This is the meaning of Ram Ram Hare Hare significa che la coppia divina ci vuole prendere all'interno del loro passatempo. Questo è il significato del Mahamantra.